installato dei nuovi giochi in maniera particolare oppure fatto delle piccole modifiche a Steam Deck e ora ti ritrovi la home piena di quei rettangoloni azzurri con le scritte bianche, orribili a vedersi? Vorresti metterci qualche grafica più bella, più interessante, più accattivante? Te lo spiega Coach. Ci vuole giusto una piccola modifica a Steam Deck. E tramite quella potremo metterci tutte le aggiunte alla schermata iniziale che vogliamo, quindi i plugin. Uno di questi sarà quello per l'appunto di modificare la grafica. Oggi mi sento di dirti di fare due cose. La prima, prenditi una bella tastierina Bluetooth, perché potrebbe servire, perché andremo a scrivere qualcosa. La seconda, durante questa procedura dovremo inserire una password che non è quella solo del plugin, ma di tutta la Steam Deck. È una password importante che magari non hai configurato, quindi conservala adeguatamente. Bando alle ciance, sigla e si incomincia. Per ciò andremo come al solito nella nostra desktop mode, in cui la Steam Deck si comporterà come un computer, come il computer di casa con Windows. Ok, allora andiamo a prendere Decky. Ti servirà Decky, che gestisce i plugin dell'interfaccia, ovvero delle aggiunte alla gaming mode, tra cui quella che dovremmo fare, ce ne sono molte altre, ci daremo una scorsa veloce. E una di queste aggiunte si chiama Steam GridDB, che è un sito internet che mette a disposizione una marea di grafiche per i giochi di Steam o di GOG, o vai a sapere che cosa. Quindi al solito useremo la deck come mouse, quindi prendiamo touchpad destro per muovere la freccina, levetta vicina fa il tasto sinistro del mouse, levetta lontana fa il tasto destro. Allora, qui andremo a scrivere il sito. Vi ricordate della tastiera? Io l'ho recuperata in questo momento, quindi andiamo a vedere. Decky, potete anche farlo con la tastiera schermo, ma è molto più comodo della tastierina Bluetooth quando si devono fare queste cose. Vedete una docking station, potete usare anche una tastiera USB. Vedete voi che cosa vi conviene fare. La docking station potrebbe servire se usate Steam Deck attaccata alla televisione, attaccato ai vari controller. No, lì dipende da quello che volete voi. Allora, primo link, Decky Loader. Anche con questa bellissima tazza con il logo di Steam Deck. Ci sono varie cose, vi spiega in inglese tutto, ma quello che ci interessa è download. Télécharger per i francesi. Download. Ok, adesso lo sta installando, lo sta scaricando, pardon. Scaricherà questo filettino, vedete, con questa frecciottina, il logo di Steam Deck. Dovremmo fare una piccola cosa. Tasto destro, proprietà. Perché questo è un filettino di testo con tutti i comandi. Dobbiamo dire a Steam Deck tramite permessi che noi possiamo eseguirlo, is executable, in modo tale che i programmi Linux bisogna dirgli a seconda dell'utente i vari permessi. Piccola premessa che ci servirà dopo. Linux, che è la base del sistema Steam Deck, può avere diversi utenti. Di base ne deve avere due: un utente normale e un utente amministratore. Decky, quando la installeremo, ci chiederà una password. Praticamente questa è la password che deve avere l'utente amministratore. Per installare o fare delle modifiche importanti su sistemi Linux non si può fare tramite utente, si deve passare tramite il profilo amministratore. La cosa bella è che non serve cambiare grafica. Quando sono dentro basta lanciare un programmino chiamato, di solito su alcune distribuzioni Linux si chiama sudo, che non c'entra niente con il caldo, con molto esercizio fisico, ma significa super user do, ovvero
amministratore, fai cose. Anche qui andremo a vedere qualcosa del genere. Chiusa questa parentesi, dobbiamo dire a questo programmino che è lanciabile, quindi ok, e ora lo lanciamo. Si aprirà questa schermatina che sembra la schermatina di MS-DOS. Allora, se l'ho lanciata la prima volta, vi chiederà di impostare la password. Ricordiamo, questa non è la password del programma, ma è la password di amministratore di tutta Steam Deck. È una password importante, quindi quando la create, per favore, scrivetevela da qualche parte, perché poi, se dovete fare altre modifiche, non potrete più farle. Altre modifiche importanti come questa. Io l'ho già memorizzata e quindi adesso andiamo a scrivere la mia. Se non sbaglio la prima volta la imposta vuota, però voi impostatela comunque. E qua vi chiede due cose. Volete installare la versione stabile, release, o la versione con varie cosine innovative che si chiama pre-release. Nel dubbio, con questo o con altri programmi, scegliete release, stabile. Perché ha meno bug. Cioè, la pre-release vi fa vedere un sacco di cosine nuove, interessanti, belle, carine, ma che non sono state testate a sufficienza. Perché per l'appunto dicono, provatela, poi ci dite voi che problemi avete. Se non volete avere magagne, andate di release. Non che questo garantisca che non esistano bug, non esistono cose senza bug, però diciamo che dovrebbero essercene di meno. Deki è stato installato. Quindi ora chiudiamo l'interfaccina e se riavvia e andiamo a vedere in gaming mode che cosa è successo. Restart, sempre il tasto start, restart, schermatina, restart. Vedete questa schermatina un po' strana perché il riquadro in alto a sinistra è quello che vedo io su Steam Deck, mentre adesso lo sto vedendo su uno schermo e quindi avete un pezzo blu in più. Comunque, bando alle ciance, restart. Rieccoci qui nella schermata di Steam Deck normale. Ora andremo a vedere dove ha installato i plugin. Se premete sotto il touchpad destro, ci sia un pulsante con tre puntini. Se lo premete, vi comparirà un menu laterale sulla sinistra. Adesso disattivo la webcam così lo vedete meglio. Ecco fatto. Se andate sotto, c'è una icona a forma di pre-spina della corrente. Questa è Deki. Se andiamo a cliccare col destro, si illuminerà una iconcina a forma di negozietto, chioschetto. Queste sono tutte le modifiche che potete fare a Steam Deck. Per esempio, questo è un modo per cambiare la schermata di avvio, per modificare gli audio, ce ne sono. Questo Auto Flatpaks potrebbe essere utile nel senso che vi aggiorna i programmi installati non tramite Steam, lo potete vedere direttamente dalla Gaming Mode. E ci sono varie cose. Quello che noi andremo a vedere, a parte questo, CSS Loader, che vi cambia leggermente l'interfaccina, potete installarlo, è carino. Quello che ci serve adesso è Steam Grid DB. Ce ne sono, vedete, una marea. Ah, un altro che vi consiglio è ProtonDB Badges. Come vi ho ripetuto tante volte, quello che gira su Steam Deck è un sistema operativo Linux, non Windows. E i programmi e i giochi che installerete sono quasi tutti pensati per un sistema operativo Windows. Ci sono dei meccanismi che fanno funzionare i giochi lo stesso. Meccanismi che possono essere degli emulatori o delle librerie, ovvero possono essere dei sorta di computer virtuali oppure solo dei comandini che si attaccano praticamente. Quello sviluppato da Steam, che è veramente ottimo, si chiama Proton. Proton quindi serve per avviare i giochi di Windows su Steam Deck. È molto buono, funzionerà un sacco di giochi, ma non tutti, e non tutti alla perfezione. Questo plugin, ProtonDB Badges, vi applica una etichetta in alto a sinistra quando aprite il gioco e che vi dice quanto bene funziona su Steam Deck. In generale, quanto bene funziona su Linux. Platinum vuol dire come se fosse un programma Linux. Poi c'è Gold, che vuol dire giocabile benissimo. Silver, Bronze, Playable e mi sembra Garbage.
quindi a seconda di quanto funziona bene ci sarà un'etichetta diversa. Andiamo a cercare SteamGridDB, eccolo qua. SteamGridDB è quello che ci permetterà di cambiare le interfacce dei vari giochi, quindi cambiare l'icona piccola che si vede nel menu, l'icona grande quando l'avete avviato recentemente, la interfaccia, l'immagine in alto quando lo aprite, e il logo quando aprite l'immagine, vedete il nome sotto forma di logo, oppure quando premete Steam vedete le opzioni sotto forma di nome, e un'iconcina quando lo aggiornate. Comunque questo è il quello che vogliamo vedere nella nostra guida. Qua ci sono varie versioni, potete installare. Queste dovrebbero essere quelle pre-release, la 1.4.0 e quella release. Installa. Sì, ok. E dovreste vederlo qua in mezzo, qua c'è una pletora di roba, tra cui SteamGridDB, eccolo qua. Ora l'abbiamo installato, solo che se andiamo nella home si è un po' tutto sballato, quindi conviene darci una bella riavviata in modo tale che il plugin si carichi correttamente. Rieccoci qua. Quindi adesso le interfacce sono messe a posto bene. Abbiamo un gioco che avevo provato ieri, che per il quale non ci sono ancora le grafiche, le dovrò realizzare io. Se premiamo l'ingranaggio due volte viene fuori cambia artwork. Questo è stato aggiunto da SteamGridDB. Lui ci chiederà il titolo del gioco che andremo a vedere. In questo caso è un gioco di corse, quindi vediamo che cosa ci suggerisce. Dobbiamo mettere giusto per sfizio Grand Prix 2. Non è questo caso, questa è una mod di Grand Prix Legends. Però vedete, se io premo qua, anche questo è un gran bel gioco. Ci sono varie possibilità tra l'altro di grafiche. Per esempio questa è la scatola del gioco. Qua c'è una piccola icona DOSBox di sopra. Quindi vi spiega anche con che emulatore gira. Fronte grande, il banner, possiamo scegliere la macchina o il pilota. Confesso, è pattino presto, non mi ricordo che pilota è. Scrivetemelo nei commenti sgridandomi, per favore. Ecco qua, scelgo l'automobile. Questo è il logo, una piccola icona. Questo non c'entra niente col gioco che, quando installate l'icona vi dice di riavviare. Fate anche più tardi. E questo è il riassunto delle grafiche che abbiamo appena applicato. Se noi andiamo, ecco qua, vedete, questo è Grand Prix 2. Non è vero, ma ci piace pensare che sia così. Vabbè, questo è un caso, però in realtà quando avete altri giochi, che ne so, questi sono, ma anche quei giochi che avete installato tramite Steam, per esempio se andiamo a prendere Max Payne, cambia artwork, non ce ne so, sono molti di più. Vabbè, andiamo a prendere Into the Breach. Vediamo se qui abbiamo più fortuna. Ecco, qua abbiamo più fortuna. Per esempio ci sono varie icone, tra cui una che, questa non so se riuscite a vederlo, ma è leggermente animata. Quindi potete scegliere anche le icone animate. E ce ne sono una marea. Fronte grande. Banner sopra. Se volete cambiarlo, il banner, il logo, eccetera, eccetera. Ovviamente questo è utile quando installate dei giochi oppure dei siti, per esempio itch.io, che è uno store di giochi indie, che ovviamente non c'è su Steam perché è uno store concorrente. Per esempio, quando andate a vedere su non di Steam, qua vi dovete vedere tutte delle cose come questa, ma in realtà vedete che ci sono una marea di grafiche. Questo è uno dei giochi che potete installare tramite Discover, l'ho spiegato in una video, andatevelo a vedere. E tutti i giochi che per esempio potete installare con GOG li vedete qua, guardate che bella questa icona di Deus Ex animata. Emulatori, Grand Prix Legends, ecco quello che abbiamo appena messo, Heroic, che è lo store con la quale riuscite a installarvi i giochi di GOG o Epic. Ditemi nei commenti se vi interesserebbe avere una guida anche su questo. Itch.io, quello che dicevamo prima, che ne ho due. Netflix, ho fatto la guida per installare Netflix, passatemi il termine. E via, qua ce ne sono varie ed eventuali. Piccola postilla, come diciamo, questo non è Grand Prix 2, è Grand Prix Legends montato col campionato del 69. Cosa per cui non ci sono ancora le grafiche, vedrò di pensarci io se riesco. Ingranaggio, cambia artwork. Andando sulla pagina gestisci, riusciamo a vedere fronte corrente. Possiamo sceglierne una
che abbiamo installato in loco, non farla vedere oppure bidonarla. Bidoniamo tutto, anche perché se fate delle grafiche, potete andare a vedere sul sito SteamGDB direttamente, potete caricarci voi la grafica tenendo dei determinati vincoli, cioè deve essere larga tot, alta tot, si può fare gratuitamente e vi invito a farlo, cioè se fate gli artwork per i vostri giochi in locale non vedo perché non dovete metterli in condivisione con tutti. Intanto qui sotto sto facendo vedere che sto premendo il bidoncino in modo tale che ho ripristinato l'assenza di grafica che c'era prima, così poi avrò di che divertirmi a rimetterla. Bene, abbiamo visto come installare Deki, come installare SteamGDB e come cambiare le grafiche dei vostri giochi installati come tramite Discover oppure tramite GOG o Epic Game Store o Xbox Live, insomma tutti quelli che non sono installati tramite Steam. Potete modificare le grafiche per farli sembrare esattamente come se fossero quelli di Steam e quindi utilizzarli tranquillamente. Oltre a vari siti, come abbiamo visto magari con Netflix, Prime Video, insomma, potete sbizzarrirvi per far sembrare per far splendere la vostra Steam Deck. Voi lo sapevate? La guida è stata difficile? Voi avete altri argomenti che volete affrontare? Fatemelo sapere nei commenti. E già che ci siete, per favore, mi mettete una campanella e un subscribe che mi fate contento e così non vi perdete altre guide su Steam Deck. Grazie mille! Il vostro buon coach vi saluta e vi ricorda che se non sapete una cosa, te la spiega coach!